una partita molto attesa quella tra Cesena e Juventus, perché Cesena comunque nelle ultime partite sta facendo delle buonissime figure, non vuole mollare anche se oggi potrebbe arrivare l'aritmetica retrocessione. La Juventus ovviamente con 3 punti di vantaggio vuole scappare e non farsi avvicinare dal Milan. Marchisio fuori per Vucinic, Matri al limite, prova la sponda, ancora Vucinic, inserimento in area di rigore, doppio controllo e c'è calcio di rigore. Pirlo contro Antonioli, va Pirlo con il destro e c'entra il palo, pallone allontanato. Piocchi all'inserimento di Marchisio sulla gran palla di Pirlo, fino in fondo Marchisio. Corre Vucinic, va dentro Matri, sta accompagnando anche Pirlo, Vucinic cerca proprio Matri, pallone troppo lungo e irraggiungibile per lui, blocca Antonioli. Ancora Pirlo, Vucinic, da 2 passi non trova lo specchio della porta. Batte Pirlo sul secondo palo, sbuca De Ceglie e la palla non entra. Del Nero, già zona tiro per uno con buon sinistro come lui, prova a prendersi lo spazio, calcio in porta. Buffon copre il secondo palo, la palla è sul punto. Altro lancio lungo per Vucinic stavolta, poi a vuoto Matri, arriva Vidal al limite, sempre reattivo, Marchisio dentro ancora per Matri che è in posizione regolare, Matri col destro, Antonioli tocca, ha tenuto il pallone Antonioli, secondo l'arbitro la palla non è entrata. Avanza Barzagli che prende il fondo da terzino, la mette dentro verso Vucinic, grande Moras in anticipo, ancora Juve con Pirlo, va dentro Giaccherini, l'ha visto Pirlo, c'è una deviazione, ma la palla non entra e va in calcio d'angolo ancora. La finta di Pirlo, ma va ovviamente il capitano bianconero del Piero, Antonioli gliela leva dalla porta. Vucinic fa la torre, arriva Borriello! Eccolo! Il primo gol con la Juve di Marco Borriello! Forse nel momento più difficile e più importante, a 11 dalla fine, segna Borriello, passa la Juve, 1-0! Cesena, che era anche stanco, lascia uno spiraglio e Borriello ne approfitta. La Juve festeggia, Antonio Conte festeggia, la Juventus che rimane in testa alla classifica. Il Cesena torna dopo 2 stagioni brillanti di Serie A, una un po' più brillante, una un pochino meno, aritmeticamente in Serie B. Beh, sicuramente è un gol da 3 punti, però mancano ancora 4 partite. Quindi ancora lunga la strada, l'abbiamo visto oggi contro il Cesena che era quasi retrocesso, o meglio retrocesso. Domenica ci aspetta un'altra partita difficilissima come quella del Novara, che abbiamo visto che oggi ha vinto con la Lazio, quindi non è scritto niente. Però è un gol molto importante, lo dedichiamo ad Andrea Fortunato, che è oggi l'anniversario della sua morte e glielo dedichiamo.